super risoluzione, grazie anche a dottor Ferrara che mi ha contattato qualche settimana fa per propormi di partecipare a questo seminario molto 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 interessante e diciamo chiaramente allineato con le attività aziendali dell'Aeronex. Aeronex è una PMI che ha sede in Aversa e a Giuliano diciamo sono onorato di poterla portare qui in questo contesto come esempio di PMI campana che lavora nel settore aeronautico promuovendo delle soluzioni high tech già da qualche anno. Funziona questo? Allora devo andare. Sì, in PDF, allora devo andare. Perfetto, grazie. Allora sì, non lo sai, andiamo. Grazie per l'assistenza. Ah, quindi questo deve. Allora forse è il caso che mi chiedo magari. Ecco, allora, la nostra storia parte dal 2011 ufficialmente, in realtà io come dottorando in ingegneria elettronica già dal 2006-2007 ho iniziato a lavorare nel contesto dei progetti europei, all'epoca c'era il Framework Program 6, quindi stiamo parlando di più di 10 anni fa, sviluppando una soluzione per il Morretic Aircraft, che all'epoca diciamo, si stava iniziando ad affermare ecco, come tendenza. È in particolare un convertitore elettronico, un convertitore bidirezionale che sostanzialmente si interfacciava con una batteria e la caricava in alcuni momenti e la scaricava in altri momenti, in particolare diciamo, durante condizioni che simulammo di emergenza. Quindi all'epoca capimmo che questo tipo di apparecchiatura elettronica, ma più in generale questo tipo di sistemi potevano avere una loro utilità all'interno di un sistema elettrico aeronautico. Ecco perché poi ci siamo fondati, abbiamo fondato io e alcuni altri colleghi dottorandi all'epoca, l'Aeronex, la nostra startup, e ci siamo focalizzati fin dall'inizio sullo sviluppo di quelli che abbiamo chiamato ICU, cioè Intelligent Control Units. Stiamo quindi parlando di sistemi tipo microprocessori e microcontrollori che vengono inseriti all'interno di apparecchiature elettriche utilizzate in ambito aeronautico per andare sostanzialmente a controllarle in tempo reale. Tutto ciò ai fini di ottimizzare i consumi energetici a bordo del veicolo. Li abbiamo definiti come una nuova generazione di ECU, forse qualcuno di voi è più affine a questo termine che trovate insomma anche con larga diffusione soprattutto nell'automotive. Quindi sostanzialmente abbiamo sviluppato questo tipo di apparecchi, questo tipo di soluzioni, centraline elettroniche che implementano in particolare le cosiddette strategie di energy management, ovvero sia strategie in grado, come dicevo, di ottimizzare la distribuzione e i consumi energetici a bordo aereo. In particolare poi, fin dall'inizio ci siamo focalizzati, data anche la nostra esperienza iniziale, sui progetti in particolare europei. Abbiamo partecipato dal 2012 a una serie di progetti dell'iniziativa Clean Sky, che è stata citata prima dal professore Alpin, in particolare con questo progetto, il primo a cui abbiamo partecipato si chiama iPrimes ed è un progetto coordinato dalla Seconda Università di Napoli, attualmente l'Università Vanvitelli, nel quale abbiamo sostanzialmente sviluppato, noi come Aeronex, la IQ per questo sistema composto da 3 convertitori DC-DC monodirezionali, cioè praticamente degli oggetti che sono in grado di andare a regolare la potenza assorbita dai carichi ad essi connessi. Tutto ciò al fine di andare a implementare delle prime, diciamo, semplici strategie di energy management. Se guardate questa figura, vedete qui a sinistra questo oggettone in questo contenitore, composto da un primo modulo argento, colore argento in basso, che è il nostro supervisore, che comunicava attraverso un protocollo particolare, che si chiama protocollo CAN, con gli altri 3 oggetti. Sì, forse è meglio se... Forse... No, questo... Ok, quindi dicevo, sostanzialmente abbiamo sviluppato questo, all'interno del progetto iPrimes, quindi il supervisore, questo
oggetto argenteo che comunica via REN con i tre convertitori DC-DC monodirezionali. Questo oggetto è stato testato a terra in un laboratorio all'epoca di Lapinal Power System vicino a Parigi, a Colombo, cooperando con una serie di apparecchi, di altre apparecchiature elettriche come generatori che all'epoca erano forniti da Thales, sistemi di controllo ambientale ECS forniti da Liebherr, quindi abbiamo già all'epoca interagito con dei grossi player internazionali. E poi nell'ambito di un secondo progetto, sempre coordinato dalla seconda università di Napoli all'epoca, che si chiama Epoca, abbiamo sostanzialmente riproposto un concetto molto simile, quindi l'implementazione di strategie locali di energy management per quello che era un electrical power center, cioè sostanzialmente un'apparecchiatura che aveva al suo interno delle barre elettriche e dei contattori ai quali appunto venivano poi collegati dei carichi elettrici. La particolarità di questo oggetto è stato, faceva parte della campagna di test volante per un ATR-72 testato in volo, che pure è stata richiamata nella presentazione del professore Alpi, e sostanzialmente quindi abbiamo testato questa apparecchiatura che è stata qualificata anche per il volo, perché ovviamente altrimenti non si poteva montare a bordo dell'aeronave, nel marzo del 2016. Infatti è fatto piacere vedere il video nel quale compare a un certo punto anche io che sto lavorando sull'oggetto. E diciamo, è stata sicuramente una bella soddisfazione portare la nostra esperienza e questo risultato abbastanza importante a bordo del velivolo dell'ATR-72. Però giustamente una volta fatta la bocca non ci siamo fermati al Queen Sky 1 e siamo passati al nuovo programma, che è il Queen Sky 2 appunto, nel quale oltre che occuparci di load management, cioè quello che era stato fatto nel Queen Sky 1, ci siamo anche focalizzati sulla gestione delle sorgenti secondarie di potenza. Ecco perché poi c'è il contatto, l'aggancio con il discorso del sistema dell'aereo elettrico ibrido, di cui poi parlerò successivamente. E in questo progetto, che si chiama STEAM, su cui voglio un attimo soffermarmi, che è coordinato dall'Università di Nottingham, stiamo sviluppando, è ancora tutto in corso, un oggetto che sostanzialmente si occupa del power smoothing della potenza prodotta da un generatore nel momento in cui viene in relazione un attuatore elettromeccanico, perché quando avviene ciò sostanzialmente il generatore è sottoposto a un picco di potenza che, utilizzando i supercapacitori che vedete qui in basso a sinistra in blu, tramite un convertitore bidirezionale è possibile andare in qualche modo a fare lo smoothing, quindi ad attenuare il picco di potenza fornito dal generatore. Questo sistema è un sistema, noi come Aramex ci siamo occupati ancora una volta della unità di controllo intelligente, e in un ulteriore progetto, Finisca 2 attualmente attivo, ci siamo occupati poi dell'interfacciamento del supervisore locale di questo sistema con un supervisore cosiddetto globale. In questo progetto, che si chiama Enigma, che è coordinato dall'UTRC e all'interno noi, Università di Nottingham e la Bambitelli, ci stiamo occupando quindi noi, come Aramex, principalmente dello sviluppo di questo sistema. Detto ciò, non so quanto è altro tempo ciò, va bene. Allora, vuol dire che siamo... Perfetto, grazie. Vediamo un attimo allungare i progetti. Però era... Ok, perfetto. Allora, a questo punto, la nostra domanda poi è stata come andare a portare questi concetti di energy management all'interno di un sistema a produzione ibrida. Qui ho richiamato il sistema che è stato prima citato in diverse presentazioni, il sistema ibrido serie, nel quale sostanzialmente abbiamo, una batteria che può fornire una sorgente di potenza ausiliaria. In particolare qui abbiamo introdotto in maniera abbastanza implicita il concetto di propulsione distribuita. Come vedete sulla destra abbiamo diversi motori elettrici, ognuno dei quali va a controllare un fan, quindi un propulsore. E allora, anche in questo caso, utilizzare le tecniche di energy management può andare ad apportare dei benefici in termini di risparmi energetici a bordo. E
Infatti, andando a focalizzarci poi sui principali diciamo, elementi dell'architettura elettrica ibrida, sostanzialmente possiamo dire che la gestione in tempo reale, quindi in pratica diciamo, andare a sviluppare dei controllori, dei meccanismi di controllo che agiscono in tempo reale in maniera coordinata tra di loro, questo tipo di diciamo, tecnica può essere applicata sostanzialmente alla parte di source management, quindi al generatore elettrico che può essere andato a regolare in tempo reale, alla parte di storage management, come dicevo in poc'anzi, quindi un esempio l'ho richiamato con il progetto Esteem, e alla parte anche però di load management. Quindi abbiamo sostanzialmente i fan distribuiti che possono essere andati a controllare in maniera singola a fin di andare a ottimizzare le operazioni del veicolo. E infatti qui riportiamo, diciamo, allargando un poco lo schema, una potenziale architettura per produzione ibrida nel quale è stato inserito il sistema di energy management. Come vedete sulla sinistra abbiamo questo blocco verde in cui c'è scritto Smart PLC Control, che è il supervisore, il quale attraverso una linea di comunicazione, per esempio camera ma non solo, può andare a praticamente a parlare in tempo reale con tutti gli apparecchi che vedete all'interno dell'architettura, tra cui ci sono appunto il ruolo principale è svolto dai converter. Vedete qua abbiamo converter di CDC, converter di CAC e via dicendo, e sono appunto gli elementi chiave nei quali andare a implementare questo tipo di energy management. Concludo, visto che ho sentito il cigalino anche perché è l'ultima slide perfetto, concludo diciamo richiamando lo stesso progetto che è stato richiamato prima dal professore Nicolosi, nel quale appunto partecipa anche Aronex. Sostanzialmente questo è il primo PON in Italia che va a focalizzarsi sui sistemi ibridi per aeromobili, e noi in particolare, facendo riferimento a questa architettura che si vede qua in piccolo, andremo sostanzialmente come Aronex a sviluppare il sistema di energy management, cioè andremo a fornire sia il supervisore globale dell'architettura sia i supervisori diciamo, locali delle varie apparecchiature, dei vari convertitori che sono rappresentati in questa architettura, al fine di andare a raggiungere un livello di TRL, cioè diciamo di Technology Readiness Level, cioè diciamo di maturità tecnologica ancora abbastanza basso, si parla di TRL 3 su una scala da 1 a 9, ma che può servire sostanzialmente come base teorica, ma non solo, perché faremo anche un dimostratore tecnologico per un futuro veicolo di tipo elettrico ibrido con entry in service 2035. Quindi stiamo già targettando il 2035 come nuovo velivolo ibrido proposto da Leonardo. Qua vedete diciamo tutto il consorzio che è coordinato da Leonardo, che possa avere al suo interno apparecchiature, diciamo, concetti di tipo elettrico ibrido, nei quali anche noi, diciamo, col sistema di energy management stiamo partecipando. Voglio fare un'ultima nota e chiudo. Questi sono solo alcuni dei progetti nazionali e internazionali nei quali siamo coinvolti, ne abbiamo ancora altri perché non ho potuto discutere per motivi, diciamo, di tempo. In questa fase stiamo, da una notizia positiva, stiamo anche assumendo delle nuove unità, quindi qua vedo una platea, diciamo, abbastanza giovane e probabilmente, diciamo, interessata delle esperienze lavorative, quindi qua sono i riferimenti per chi è interessato e grazie per l'attenzione. Grazie mille a voi. E dunque...